Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Un ospite è graditissimo, l'agente è FIFA Umberto Calaiò. Ciao Umberto, buon pomeriggio. Sì, Leandro. Buon pomeriggio, benvenuto a Radio Mediagol. Allora, si è tornato prepotentemente a fare il nome di Emanuele Calaiò, che oltre a essere tuo fratello, ovviamente anche un tuo assistito. Se ne era parlato molto anche nella scorsa sessione invernale di gennaio, insomma c'è stato questo testa a testa tra Palermo e Napoli, poi risolto in favore dei partenopei. Ecco, vogliamo spiegare realmente come sono andate le cose, ripristinare un po' la verità dei fatti, ecco, perché molti tifosi magari non conoscendo le dinamiche della trattativa l'hanno presa un po' male, hanno insomma pensato Emanuele ha preferito Napoli a quella che è la sua squadra del cuore, a quella che è la sua città natale, ovvero Palermo. Beh, io su questo proprio 30 secondi brevemente, perché credo che Emanuele nei giorni scorsi qui è venuto in vacanza, ha proprio fatto un'intervista dove ha specificato molto sinteticamente quelle che erano appunto state le, come dicevi tu, appunto le dinamiche del calciomercato di quest'estate. Il calciatore non ha mai rifiutato Palermo. Per serietà e professionalità è sempre stato preferito la società che avesse chiamato prima, come è logico ed è corretto che sia in questi casi quando ci sono più squadre che seguono un giocatore. È chiaro che il calciomercato ti porta anche a poter rinunciare a quello che è la volontà del giocatore. Ma ricordiamoci esattamente che il Palermo in quel periodo era su Immobile. Sì. E Calaiò col Napoli ancora prima di Natale già se ne parlava, e il presidente De Laurentiis aveva chiamato il presidente Mezzaroma, c'era già una trattativa in atto, pertanto il Palermo stesso, che aveva già preso Aronica e che stava per prendere Dossena, non si sentiva come dire di inserirsi in una trattativa senza che avesse il consenso da parte anche del club Napoli, con i quali intratteneva in quei giorni ottimi rapporti. Certo. Quindi questo è chiaro, l'ha detto Emanuele, lo ribadisco io, onde evitare che si continua, perché io ho vissuto giorni, se tu me ne ricordi, sì. Mi ricordi un episodio in cui noi per 2 o 3 giorni io sono stato invaso da messaggi diciamo a dir poco scurrili, poco gradevoli, nei confronti della famiglia, del giocatore e tutto. Ci può stare, non abbiamo detto niente, non è nel nostro stile poter fare nessun tipo di polemica, lo dice la storia sportiva, calcistica del giocatore. Chi mi conosce sa qual è il mio modo di ragionare, di pormi nei confronti e della piazza, dei tifosi, nel massimo rispetto, soprattutto del Palermo Calcio, che è la città per cui naturalmente facciamo tutti il tifo, è la nostra città naturalmente natale. Quindi da quel punto di vista lì, dico, mi sento assolutamente di poter come dire, escludere qualunque tipo di rifiuto in assoluto. A maggior ragione nei giorni scorsi Emanuele è stato, si è ritornato su questo argomento in un noto giornale sportivo, proprio dicendo che a evitare a scanso di equivoci, l'ho ribadito oggi in una diciamo intervista radiofonica a Radio ECRC, ha già dato la sua disponibilità, onde evitare che domani, certo, che chiaramente può avvenire nel calcio, ci possa essere qualche altra società, così come magari se ne parla del Torino, del Chievo di San Nino, del Genova in generale, che domani possa magari arrivare prima, e poi il Palermo magari, che è su molto, credo, forte, almeno sentendo dire da più volte, da più tempo, su Ardemagni, non vorrei che poi venisse fuori ancora una volta che qua, allora lì poi viene fuori sicuramente la malafede di qualche persona. A noi non interessa, lo dico io ulteriormente chiaramente in radio a scanso di equivoci, e lì la chiudo
perché poi diventa quasi poi, come dire, stucchevole la gente sentirmi parlare o sentirci parlare sempre i Calaiò e suo Calaiò. Poi... Allora Umberto, noi abbiamo proprio voluto darti questa possibilità di affrontare argomenti di cui l'estate ovviamente ancora è piena. Allora, di trattative. Noi abbiamo voluto darti questa possibilità proprio per chiarezza, per onestà intellettuale e per fugare proprio il campo da qualsiasi tipo di fraintendimento. Tu sei stato chiarissimo, quindi possiamo, tra virgolette, anche addentrarci in quella che è l'ipotesi attuale. Allora, Zamparini continua a dichiarare a parole incedibile Abel Hernández e tutte. Tutti sappiamo che è il gioco delle parti, tutti sappiamo che se dovesse arrivare l'offerta giusta anche per volere di Pablo Betancourt, il calciatore continuerà a giocare in Serie A. C'è stato questo contatto telefonico tra Zamparini e Aurelio De Laurentiis, se sappiamo che il padrone del Napoli gode di una corsia preferenziale rispetto ad altri club, e sappiamo anche che potenzialmente Emanuele Calaiò potrebbe costituire una parziale contropartita tecnica nell'operazione Hernández Napoli. Come stanno le cose al momento? Questo io non te lo so dire sinceramente, Leandro, perché noi non siamo stati contattati né dal Palermo né dal Napoli. Noi è arrivato il telegramma di convocazione, come giusto che sia, per il ritiro, quindi lunedì bisogna presentarsi a Castel Volturno a fare le visite. Quindi non posso dirti qualcosa che non so, sarei bugiardo. C'è una disponibilità nostra, ho pure detto anche in questa intervista di oggi pomeriggio a radio.crc che potrebbe essere, visto che il napoletano è molto attento alla cabala, ai fattori, come dire, scaramantici, da uruguaiano a uruguaiano, da Palermo a Palermo, certamente è tutto bloccato, il giro degli attaccanti, ma se va via Cavani, l'idea Hernández potrebbe essere allettante per il Napoli. A quel punto, visti i rapporti che ci sono tra i due club, chiaramente la disponibilità del giocatore è facile poter eventualmente affrontare un argomento Palermo, ma io mi sento al momento di escludere ogni tipo di trattative, perché di fatto non c'è stato nessun tipo di rapporto o contatto con né col Palermo né col Napoli. Allora Umberto, ovviamente puoi dirci, da agente FIFA e da figura professionale che conosce molto bene il mercato, che un'eventuale operazione Calaiò al Palermo sarebbe categoricamente alternativa all'arrivo di Matteo Ardemagni. Sappiamo che c'è una trattativa congelata con l'Atalanta, sappiamo insomma che c'è anche un accordo di massima tra il Palermo e l'entourage di Ardemagni. O arriva l'uno o eventualmente arriva l'altro. Leandro, allora sono due prime punte. Infatti. Certamente non penso né che Calaiò venga a fare panchina a Ardemagni, né che Ardemagni venga naturalmente a fare panchina a Calaiò, nel rispetto dei ruoli e nel rispetto delle professionalità di entrambi i calciatori. Certo. Certamente non bisogna trascurare nulla, e non mi sento di escludere anche la compatibilità in rosa, in una rosa di batterie di attaccanti. Certamente in termini di mercato mi sembra quasi impossibile, certo, spendere i soldi per Ardemagni, spendere i soldi per Calaiò, perché altrettanto guadagnano degli ingaggi, hanno comunque degli ingaggi importanti, quindi non credo che si faccia un'operazione di questo tipo, ma te lo dico appunto, come hai detto bene tu, da agente FIFA, la mia professione, quindi per certi versi è facile intuire una roba del genere, però ripeto, il Palermo non deve lesinare sforzi per salire in Serie A, e mi sembra che comunque dai primi acquisti fatti e dai nomi che sto leggendo, Ardemagni, Docet, sono giocatori di un certo profilo, quindi l'arrivo di Troianiello, di Di Gennaro, potenzialmente l'acquisto di Terzi, e quindi mi sembra che comunque Palermo stia costruendo delle basi solide per poter essere protagonista nel campionato di Serie B, che dico è talmente difficile che bisogna avere anche rincalzi importanti, quindi non bisogna lesinare, quindi gente predisposta a correre, a sacrificarsi ed eventualmente anche ad avere quei periodi negativi e quindi fare posto ai compagni, qualunque essi siano i nomi e cognomi o la carta d'identità del giocatore. Lo dico da tifoso, lo dico da detto lavori,
non lo dico da gente italiano e tutto il resto, lo dico a prescindere comunque da, da ogni tipo di interesse nel caso di specie. Allora, Umberto, ci sta convincendo la linea guida del Palermo di Perinetti e Amoruso? Perché, come hai detto tu, il profilo dei calciatori acquistati sembra esattamente funzionale non soltanto al credo calcistico di Gattuso, ma anche alle esigenze di una piazza che deve essere subito protagonista. Sono arrivati calciatori che hanno già vinto più volte il campionato di Serie B, che comunque hanno sempre disputato campionati di vertice, che sono un po' borderline, ovvero tecnicamente come bagaglio balistico, come bagaglio tecnico, sono calciatori forse da Serie A che però magari per infortunio, per motivi caratteriali ancora non si sono imposti nella massima serie. Questa colonia ex Siena, quindi di ex compagni e amici di Emanuele, ecco, potrebbe essere magari anche un fattore in un'eventuale scelta da parte dell'attaccante del Napoli? No, sulla base di questo non si sceglie, nel senso non si può scegliere solo perché si ha la percezione di venire a trovare i compagni, perché ormai dopo tanti anni che uno gioca li trovi un po' dappertutto, sì, i compagni. Credo che sia invece da girare al direttore questa domanda, perché è proprio una domanda specifica sulla strategia adottata dal club. Che mi sembra proprio quella di dire: beh, provo a portare i 3-4 pezzi importanti che hanno guidato il Siena in Serie A dopo la ricaduta in B, e quindi è ovvio prevedere, insomma, che si possano integrare subito, e questo facilita il compito certamente da parte dell'allenatore, non c'è ombra di dubbio, ma al di là nel facilitare la trattativa o comunque l'arrivo di Emanuele, mi sento di escludere questo, dico invece che mi sembra un'operazione intelligente che stia conducendo il direttore, perché oggi il calcio si fa anche con le competenze, e il direttore è uno che ha vinto tanti campionati in B ed è uno che comunque conosce profondamente il campionato, la categoria e anche i calciatori che compongono le squadre a vincere. Pertanto mi sento di dover allinearmi positivamente alla strategia del mercato del Palermo Calcio. Parliamo di Rino Gattuso, Umberto, perché ovviamente in termini di carisma, di personalità, non ha certamente nulla da imparare, pluridecorato da calciatore, campione del mondo del 2006, però il background da tecnico è estremamente esiguo. Questa è la prima vera esperienza importante, si va a sedere su una panchina molto calda, deve vincere subito, può sbagliare pochissimo. Allora, da tifoso dell'Italia e della tipologia di giocatore, come da tifoso proprio anche di calcio, dico per Ringhio, lo chiamo Ringhio perché sì, affettuosamente è sempre stato un giocatore, credo che sia trasversale il tifo nei confronti di Gattuso. Si arrivano consensi e complimenti o auguri a Rino da tutte le parti, dal fronte Juve con Buffon, dal Milan con Maldini ex. Cioè, quindi il bene che vuole il calcio italiano a questa persona credo che sia, insomma, abbastanza evidente. Però, che dire, anche il Genoa ha scelto Liverani, che ha la sua prima esperienza. Anche sì, l'Inter aveva deciso di puntare su Stramaccioni. Oggi c'è una tendenza a puntare sugli ex calciatori che già da giocatori erano leader in campo. Non posso dirti altro, Leandro, perché anche per me è una scoperta, e quindi vediamo che cosa succede. Certamente il palmarès da calciatore è una cosa, fare l'allenatore è tutt'altra cosa, ma mister Gattuso, chiamiamolo da oggi così, è, diciamo, uno che se si cimenta comunque a fare questa professione è perché ci crede, perché ne ha le qualità e le attitudini e gli attributi. Per cui io ritengo che sia una scelta, tra virgolette, un po' azzardata, ma può essere una scelta come quelle magari di Zamparini, che ha fatto magari delle scelte, tra virgolette, indecorose, ma ha anche fatto delle scelte importanti. Quindi può essere pure che la scelta di Gattuso sia una scelta o comunque una decisione di poter portare di un allenatore che trascini un po' l'entusiasmo delle persone che in questo momento, dopo la retrocessione, è un po' sotto i tacchi. E abbia anche, porti vigore
a un gruppo che si deve assolutamente formare, e quindi in questo che lui si sente ancora, penso, un po' giocatore, visto che ha lasciato il calcio da pochissimo, può essere, ecco, il giusto grimardello che apre le chiavi dello spogliatoio, che ha perso dei leader importanti, ovviamente, per cui ha bisogno di un condottiero. Allora, Umberto, prima, scusa, lo è stato Conte, dico, qualche anno fa, oggi Conte, però anche lui, da ex giocatore, da ex mediano, da ex leader del centrocampo della Juve, tanti anni, dovrà pure iniziare da qualche parte. Certo, è un'operazione che lascia qualche dubbio, ma non per la persona, ma certo, soltanto perché ovviamente, insomma, il Palermo è destinato a fare un campionato assolutamente di vertice, a vincere, non ha possibilità di perdere tempo nella formazione ai propri allenatori. Quindi io mi auguro fortemente che Rino sia uno di quegli allenatori che possa fare la carriera e Palermo possa essere appunto da slancio per la sua appunto carriera da allenatore. Allora, Umberto, velocissimi, andiamo a chiudere, ti faccio due domande davvero flash, forse anche un po' difficili, ma sono sicuro che mi saprei rispondere per il meglio. La prima è se Emanuele da Mazzarri si aspettava un filo di considerazione in più. È vero che è arrivato come vice Cavani, ma è stato utilizzato davvero pochissimo, e poi tu mi hai parlato di Genoa, di Chievo, di Torino. Ti chiedo, a parità di condizioni, se il Palermo facesse un'offerta. Parliamo di sondaggi, non di trattati. No, è chiaro, dico. Le società che in questo momento hanno vuota la casella della prima punta o anche più caselle. No, la mia domanda è un'altra. Dico, se il Palermo facesse un'offerta concreta, la categoria per Emanuele potrebbe non contare. No, assolutamente. Anzi, io in tempi non sospetti ho detto, vabbè, magari rifiuta il Palermo in Serie A, tra virgolette, però poi magari va in B e fa un campionato a vincere, quindi è ancora più bello. Quindi, d'augurio. Non mi hai risposto su Mazzarri. Beh, su Mazzarri, che dirti, certo, la speranza, non certamente si parlava del vice Cavani, ma secondo me non era un vice Cavani, perché Cavani ha caratteristiche assolutamente, si possono sposare anche con una prima punta, fermo restando che poi la posizione negli ultimi 20 metri va ad occuparla, la occupano sempre le prime punte, quindi quella centrale di attaccare la porta, però erano giocatori che potevano essere certamente compatibili. Il problema è che il Napoli con Mazzarri ha sempre avuto l'idea sempre di schierare quei famosi 14-15 giocatori, quindi al di là di Calaiò credo che la rosa di una squadra dopo l'uscita all'Europa League, ovviamente poi puntando tutto sul campionato, era da fare girare e far ruotare il meno possibile proprio per avere maggiori certezze. Però devo dire che chi ha voluto il calciatore a Napoli è stato anche il mister, quindi da quel punto di vista lì non si può dire che l'ha voluto e non l'ha fatto giocare o non l'ha voluto, gliel'hanno imposto, no, è stata una scelta condivisa. E purtroppo, come spesso accade, lui aveva portato anche Cristiano Lucarelli, se ti ricordi, sì, 2 anni fa, e magari ha fatto 2 partite in 2 anni. Quindi da quel punto di vista lì, certo, ci si aspettava un pelino in più, però non c'è nessun rimorso e neanche nessuna remora nei confronti del mister. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.